Ciao, ti do il benvenuto sul canale di Infodrones.it. Oggi scopriremo insieme e ti mostrerò come scaricare l'app di DAZN sulla tua Smart TV. Vedremo insieme quindi tutti i passaggi in maniera semplice e chiara e alla fine di questo video avrai anche tu sulla tua Smart TV DAZN da poter guardare comodamente sul divano della tua casa. Lo scopriamo insieme subito dopo la sigla. Prima di scoprire insieme come scaricare DAZN sulla tua Smart TV, ti ricordo che in descrizione di questo video potrai trovare i nostri riferimenti social. Seguendo le nostre pagine su quelle presenti sulle maggiori piattaforme social, potrai rimanere aggiornato, ad esempio sull'uscita dei nuovi video, oppure seguire tramite quei post che pubblichiamo sulle nostre pagine news, aggiornamenti, novità su tutto quello che riguarda il mondo high-tech. Troverai sempre in descrizione di questo video e al primo commento, sempre qui sotto, il link che ti porta a quello che è l'articolo di riferimento da cui è tratto questa videoguida. Troverai quindi una guida scritta, quindi che potrai leggere anche alla fine di questo video per vedere qualche passaggio che per esempio ti è meno chiaro o comunque per approfondire questo tema. Troverai inoltre, sempre in questo articolo di cui ti sto parlando, il link che ti porta a quella che è l'offerta che in questo momento sta proponendo DAZN. Ti porterà al sito ufficiale e se vorrai potrai iscriverti a quella che è la promozione che sta proponendo in questo momento DAZN. Allora, se sei qui e hai cliccato su questo video, probabilmente hai una Smart TV e vorresti capire come scaricare l'app di DAZN sulla tua TV. Io in questo video ti mostrerò come fare e lo faremo in passaggi molto semplici. Infatti, avere DAZN sulla propria TV scaricato come applicazione è una comodità perché ti permette ogni volta, quando vuoi vederlo, direttamente dal tuo telecomando con l'applicazione accedervi subito, andare a quello che è l'evento che vorrai vedere, che sia una partita di calcio, che sia la box, che sia l'UFC, che sia la MotoGP, insomma tutto quello che è lo sport che sicuramente negli ultimi anni ha caratterizzato come DAZN come uno dei principali leader nell'erogare questa tipologia di servizio. E ovviamente lo fa anche con dei prezzi accessibili e naturalmente non soltanto da Smart TV potrai avere l'applicazione DAZN, ma anche ad esempio su smartphone e altri dispositivi. Ovviamente la TV resta il mezzo più comodo, più bello dove poter vedere ad esempio una partita di calcio, classico, quindi sabato sera con la pizza e la birra, ti metti lì sul tuo divano e ti godi la partita, che sia tu da solo che in compagnia dei tuoi amici con cui condividete questa passione. Ovviamente, quindi scaricando l'app potrai rapidamente andare alla piattaforma di DAZN e andare direttamente all'evento. Cosa devi fare per scaricare l'app? È sufficiente quindi andare in quello che è lo store multimediale della tua Smart TV. Cosa importante, c'è uno store dove potrai digitare il nome di DAZN sulla tua TV. Solitamente ci sono, o si vede chiaramente, insomma, dalla tua TV che c'è una sezione apposita dove ci sono altre applicazioni che puoi installare e mettere anche nella prima pagina, no? Quindi come accendi la TV sono quelle che le prime che ti va mostrando la schermata principale. Ovviamente per Smart TV io intendo quindi una TV che tu compri e quindi è Smart TV proprio come te la vendono, ma c'è anche modo di far diventare smart la tua TV. Puoi farlo con il TV Box oppure tramite le console da gioco, quindi che sia l'Xbox e la PlayStation. Il primo passo che devi conoscere è capire, assicurarti che il tuo dispositivo sia compatibile con l'applicazione di DAZN. Senza che comunque stai ad impensierti a fare ricerche, ti dico io direttamente quelli che sono i modelli. Al momento i modelli, che puoi trovare anche sul sito di DAZN per averci una schermata dettagliata, sono questi qui. Sono l'Amazon Fire Stick TV, l'Android TV, l'Apple TV, Google Chromecast, oppure ci sono anche le marche di TV come LG, la Panasonic, la Samsung, la Sony, l'Hisense e il Teambox. Quindi queste sarebbero le principali Smart TV e componentistiche che ti permette di avere la tua TV Smart. Oltre, come ti dicevo, a quelle che sono le console da giochi, quindi PlayStation,
particolare PlayStation 4 e PlayStation 5, Xbox One e Xbox One S e X. Così come poi i dispositivi mobili, come ti accennavo poco fa, quindi l'Amazon Fire Tablet, i dispositivi Android, iPhone e iPad. E questi sono i dispositivi su cui è compatibile e su cui l'applicazione è supportata e quindi viene messa a disposizione di scaricarla e poi vederla sul dispositivo che decidi. Quindi cosa devi fare per prima cosa per scaricare l'applicazione di DAZN sulla TV? Devi effettuare il download, quindi dovrai scaricare l'applicazione in base quindi al tuo dispositivo che hai a disposizione. Noi adesso parliamo della Smart TV. Cosa importante, per prima cosa devi verificare di avere la connessione ad internet sul tuo televisore. Il tasto che dovrai premere è il tasto Smart Hub sul tuo telecomando, o ci sono altri tasti, non necessariamente, che ti permettono di accedere a quello che è lo store, il centro multimediale del tuo dispositivo. Quindi selezionando quello che è il riquadro posto in primo piano con OK e poi di nuovo premendo OK, ti ritroverai di fronte ad una schermata che mostra tutte le applicazioni dello store. Ovviamente scegliendo la categoria oppure digitando direttamente il nome di DAZN potrai trovare finalmente quella che è l'applicazione di DAZN. Ovviamente cliccando OK ti darà la possibilità e ti dirà quindi di installare l'applicazione sulla tua pagina principale, e cliccando OK, quindi scaricando l'applicazione, te la ritroverai sulla pagina principale. Quindi alla fine del download l'applicazione sarà installata sulla tua Smart TV e sarà possibile accedervi pigiando il tasto del tuo telecomando. Quindi dovrai vedere, come puoi vedere in questa immagine, ci saranno tutta una serie di applicazioni, che sia YouTube per esempio, che sia Netflix, ok? E a fianco troverai anche DAZN. Quindi tu cliccandoci poi, una volta che accenderai la TV, ti porterà direttamente a DAZN. Quindi ricapitolando quello che abbiamo detto in questa video guida, per poter scaricare l'app di DAZN sulla tua Smart TV, ovviamente la prima cosa che devi avere una Smart TV, che non significa necessariamente che devi comprare una Smart TV, ma ci sono degli altri strumenti che te la possono far diventare smart, sia la console, che sia i Fire Stick, che siano TV Box, sarà a te scegliere quella che è l'opzione per te più comoda. Una volta che avrai fatto questo, ti dovrai andare su quello che è o lo Smart Hub, che è scritto sul telecomando, o ci sono delle scritte affini che comunque, se hai provato insomma un po' a utilizzare il tuo televisore, vedrai che ti porteranno a quello che è lo store, quello che è il negozio, dove potrai scaricare l'applicazione. Digitando DAZN e poi scaricandolo, te lo ritroverai direttamente sulla home, quindi sulla pagina principale della tua. Quindi in quel momento, come tu accenderai la TV, ce l'avrai lì con te, subito pronto per vedere l'evento che tu più preferisci, quindi che sia la partita, che sia l'incontro di box, insomma, da appassionato di sport avrai di che ben scegliere sulla piattaforma di DAZN. Molto bene, complimenti, adesso tu a questo punto hai tutte le informazioni e soprattutto sai come fare per scaricare velocemente DAZN senza stare ad impazzire sulla tua Smart TV. A questo punto ti auguro una buona visione del tuo evento preferito. E prima di salutarci, ti ricordo che in descrizione di questo video potrai trovare il link che ti porta all'articolo di riferimento, e troverai questo stesso link anche nel primo commento qui sotto al video, e nell'articolo di riferimento potrai trovare tutte queste informazioni di cui ti ho parlato in questo video e potrai approfondirlo anche ulteriormente. Troverai infine in questo articolo di blog, quindi sul sito www.infoeronis.it, quello che è l'articolo riguardante come scaricare l'app di DAZN sulla Smart TV, il link che ti porta al sito ufficiale di DAZN con la promozione che sta proponendo in questo momento. Se sei un appassionato quindi ancora non hai provato DAZN, ti invito a provarlo, quindi ad iscriverti, e vedrai che ci sarà sicuramente una vasta scelta di programmi sportivi che ti piaceranno e che sono veramente interessanti. Se questo video ti è piaciuto, l'hai trovato chiaro, mi raccomando, lasciami un bel mi piace e iscriviti al canale attivando la campanellina, così i prossimi video che usciranno qui sul canale di Infodrones non te li perderai. Io ti ringrazio per aver seguito questo video, questa video guida, e non mi resta che darti appuntamento alla prossima. Ciao!